La Guardia Costiera di Olbia è intervenuta questa mattina a circa 15 miglia nord-est di Capo Figari con numerosi mezzi navali dopo aver ricevuto Mayday da un peschereccio di 25 metri di Calagonone con un incendio a bordo, in salvo i 5 membri dell'equipaggio. La sala operativa di Olbia ha inviato le sue motovedette CP894, CP273 coadiuvate da quelle di Golfo Aranci. Giunti sul posto hanno recuperato i naufraghi che, vista l'impossibilità di spegnere l'incendio che si era sviluppato a bordo, si erano trasferiti su una zattera di salvataggio. L'equipaggio è trasbordato a bordo della motovedetta, è stato accompagnato in porto e affidato al personale del 118. Nel frattempo, il mezzo navale Coral del Ministero dell'Ambiente di Stanza Golfo Aranci ha domato l'incendio e scongiurato sversamenti di sostanze inquinanti. Richiesto anche l'intervento della TR-42 Manta del Terzo Nucleo Aereo Guardia Costiera di Pescara, che ha effettuato diversi sorvoli per controllare che non vi fossero tracce di liquidi sulla superficie del mare. Nonostante il pronto intervento, lo sforzo profuso dei mezzi intervenuti, i danni strutturali provocati dall'incendio, il peschereccio è affondato su un fondale di circa 500 metri. Il dibattito politico si sposta da Palazzo Ducale al Regno del Web. Dopo la discussione sulle linee guida della Giunta Campus, presentate ieri pomeriggio in sala consiliare, la bolla social si gonfia degli strascichi di polemiche e applausi. Sulle pagine dei consiglieri appaiono bollettini sintetici, come nel caso di Fabio Pinna, ex vice sindaco del governo Sanna, che disapprova in 5 righe. Più espressiva la collega Fundoni, che pubblica uno screenshot sgranato della propria persona mentre affetta il programma del sindaco e un supporter inneggia con la GIF di un pupo urlante. Sull'opposto versante della trincea web, l'assessore ai lavori pubblici Meazza stila un gelido comunicato dal messaggio indiscutibile: lavoriamo, il tempo stringe. I commenti dei sostenitori sono decisamente meno freddi. Manuela Livesi di Noi per Sassari, lodando Campus, cita Dante il suo nocchiero, raccogliendo like e cuori, forse di letterati. Silenzio sulle bacheche 5 stelle dei consiglieri Useri e Sias, invase da propaganda anti-Salvini, che occhieggia truce mentre qualcuno gli getta addosso la parola resa famosa dal generale Cambron. Murru, presidente del Consiglio Comunale, presiede anche dalla sua foto di profilo. Nessun commento sul Consiglio, ma un ringraziamento agli operatori del servizio ambientale che hanno ripulito le strade in vista dei candelieri. Qualcuno però gli rovina la festa. Sono pagati. Perché dovremmo ringraziarli? Nel mare magnum della community Facebook, la parte del leone la fa però Mariolina Andria, che coi suoi meme, metà tra l'allusivo e il profetico, scatenano il popolo internet sassarese, soprattutto quando evoca i parcheggi interrati. Con la parola massacro non lascia dubbi su quel che ne pensa, ed anche i suoi aficionados si nascondono dietro un account. Il benaltrismo abbonda e le emergenze topi superano gli allarmi di viabilità, che superano a loro volta quelli industriali e così via. Le dietrologie che non riporteremo rientrano nella filiera del complottismo cara internet. Su ogni bacheca, però, l'augurio a 20 anni spegne per adesso ogni polemica. Ieri in Piazza Duomo l'arcivescovo di Sassari, Monsignor Gianfranco Sava, ha incontrato i gremi della città in apertura delle celebrazioni per la festa del 14 agosto, nella quale si scioglierà il voto dedicato alla Madonna Assunta in cielo. All'incontro ha partecipato il sindaco di Sassari, Nanni Campus, che ha ringraziato la curia e i gremi per l'impegno di ogni anno nel conservare e mantenere la tradizione. Un saluto anche dal prefetto di Sassari, Maria Luisa D'Alessandro, colpita dal clima di intensa partecipazione dei protagonisti della festa. È intervenuto anche Fabio Mandao, segretario dell'Intergremio, che ha ricordato la recente cerimonia d'incontro dei gremi con il padre guardiano del convento di Santa Maria, Salvatore Sanna. A portare il suo impegno di collaborazione diretta con i gremianti, Monsignor Antonio Tamponi, delegato del Vescovo per i Gremi. Nel suo messaggio di fede, Monsignor Gianfranco Sava si è rivolto ad ogni singolo gremiante, riconoscendo il fervore religioso che anima le confraternite e che ha reso possibile la continuità nel tempo del voto alla Vergine. Lo splendore di Maria mostra la bellezza dei doni pasquali di Cristo, che in modo del tutto singolare già risplendono nel mistero dell'Assunzione in cielo di Maria in anima e corpo. La festa dell'Assunta ci invita a contemplare la bellezza della vita. Grandi novità dai poderi Parpinello, un torbato brut di grande gusto e fine perlage e un raffinato torbato doc. Thank you.
Le eccellenze enogastronomiche incontrano il turismo nautico, i diportisti che frequentano le coste sarde possono imbarcare i gusti tipicamente sardi. Questo è il progetto Cambusa, nato da un'idea di Italo Senes, presidente di Assonautica, e presentato ieri anche a Porto Cervo grazie alla partnership con la Camera di Commercio di Sassari e il CIPNES, il Consorzio Industriale Provinciale Nord-Est. Alla tavola rotonda che si è svolta presso l'unità di marketing territoriale Insula, moderata da Cristina Mele, hanno partecipato i massimi esponenti politici della regione coinvolti direttamente nell'incubatore Interreg, come l'assessore al turismo Gianni Chessa e alla programmazione Giuseppe Fasolino. La presentazione degli obiettivi di Cambusa è stata curata da Gavino Sini, presidente della Camera di Commercio di Sassari, e dallo stesso ideatore Italo Senes, che da anni lavora intorno alla possibilità di integrare l'enogastronomia di qualità con il diportismo. Tra i partecipanti Massimo Berardo, giornalista specializzato in economia dei trasporti, nautica e turismo per l'importante rivista Nautica, che ha parlato delle opportunità economiche che il sistema della nautica può creare nelle zone costiere quali occupazione e turismo. Una platea qualificata ha assistito alla presentazione del progetto Cambusa, quali il direttore generale del Porto Cervo Marina e numerosi imprenditori e soprattutto diportisti. Cambusa ha già un suo showroom a Stintino che resterà aperto per tutto il mese di agosto, ma il servizio di fornitura può essere richiesto attraverso un'app scaricabile sullo smartphone che consente il rifornimento direttamente in banchina dei prodotti provenienti dalle filiere produttive enogastronomiche di eccellenza sarde che hanno aderito all'iniziativa e che conta già una cinquantina di aziende che possono fregiarsi dell'esclusivo marchio Cambusa, sinonimo di qualità. 72 ore per scrivere, dirigere e montare un film. Per i giovani filmmaker sardi la sfida è aperta e per 3 giorni il paese di Martis si trasforma in un vero e proprio set cinematografico. Da giovedì 8 agosto il Festival Cinemartist mette alla prova gli studenti delle scuole di cinema con l'unico contest di questo genere in Sardegna. A esprimere il loro potenziale gruppi di studenti delle principali realtà dell'isola che si occupano di formazione cinematografica. In prima fila l'Accademia delle Belle Arti di Sassari, quindi il CELCAM dell'Università di Cagliari, il Laboratorio Produzioni Audiovisive e Officine del Dumas di Sassari e il CSC Carbonia della Società Umanitaria. Certo, si parla di cortometraggi, ma non è semplice realizzare un elaborato professionale in così breve tempo, anche perché il regolamento impone paletti precisi per una sfida ancor più difficile e stimolante. Le scene devono essere ambientate, pena l'esclusione, in alcuni luoghi simbolo dell'abitato e del suo territorio, come la chiesa di San Pantaleo, la cascata di Triulintas, la foresta pietrificata di Carrucana e la stazione ferroviaria. Il genere scelto per tutti è la commedia. Gli elaborati saranno presentati domenica nel corso della giornata finale. Il premio giuria sarà conferito da una commissione formata da 5 professionisti sardi e internazionali, mentre un secondo premio sarà assegnato dal pubblico di Martis. A completare il festival, le proiezioni serali in piazza San Giovanni a partire dalle 21:15. Nuova ondata di caldo con temperature oltre i 40 gradi nelle zone interne dell'isola è quanto segnala l'Ufficio di Protezione Civile della Presidenza della Regione, che indica il picco delle temperature dalle 12 di oggi fino alle 18 di lunedì. Ecco le raccomandazioni: non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto per i soggetti a rischio, in casa proteggersi dal calore del sole con tende o persiane, in generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina, indossare abiti e cappelli leggeri di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate, fate attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono le persone anziane e o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, neonati e bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all'aria aperta.